Bisogna lavarla di nuovo. Ora mi vado a rilassare, non vedo l'ora di partire. Siccome non ho voglia di incazzarmi o di sentirmi gridare dietro, la moto la devo spostare perché ai vicini dà fastidio il suono soave della mia noise. Ah. Vado a rilassarmi. Già ho un gran sorriso da orecchio a orecchio stampato in faccia. Le endorfine sono entrate in corpo e stanno facendo effetto. Le sento lavorare. Perché dargli questa? È il mio Xanax. Se dessero come cura a ogni persona stressata un Harley, la Big Pharma che fallirebbe. Per rilassarsi a volte si fa anche un piccolo viaggetto. Insieme al mio Xanax vado all'estero. Sto andando a Chinatown, alias Prato. Passiamo in mezzo alla natura facendo delle belle curve. Quindi oggi facciamo Xanax, viaggio all'estero, curve, sound della Madonna. Torno a casa che sono un angioletto. Io colgo l'occasione per ringraziarvi, ragazzi, perché piano piano state crescendo costantemente. Vuol dire che tutte le mie cazzate piacciono, fanno divertire, vi rilassano. Poi non sono sempre solamente cazzate, però grazie mille per credere in me, ragazzi. Saliamo, l'aria rarefatta è un'ulteriore cosa che fa sentire inebriati. Pure drogato adesso. Via! Al mondo, per rilassarsi, c'è chi fuma, chi beve, chi si allena, chi fa om. Il mio om è solo questo. Sono anche fortunato perché proprio ieri qui da noi ha fatto un'acquazzone della Madonna. Sembrava che si stesse preparando per l'arrivo di Noè con l'arca. Sono sempre più convinto che qui intorno a casa mia c'è da sbizzarrirsi con le strade da fare. E Noise ci mette del suo per farmi divertire. Oh cacchio, questo cazzo, attenti che è scivoloso. E di nuovo, via freno, vai. E giù di pedana, una grattatina, le sto praticamente consumando. E poi ci si ferma e si dice, ragazzi, ma qui siamo in cima al mondo, guardate che bello. Laggiù, dove c'è il lago, ora vi zoom un pochino l'immagine, c'è casa mia più o meno. Che bello! Dovete sapere, ragazzi, che io ho un altro modo per rilassarmi e vi faccio un piccolo tutorial. Parte 1, arrivare in una zona isolata. Parte 2, cercare una zona in alto. Quindi ora andremo lassù. Vai, 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 vai. Perché ho sempre queste idee e le voglio fare sempre con il casco in testa? Ho il fettone. Parte 3, pensare a una parolaccia. Io penso a porco cazzo. Parte 4, tirare un bel respiro. E parte 5, gridare a pieni polmoni. Porco cazzo! Parte 6, avere l'eco, la parte più bella. Oh, sono rilassato. Per William Wallace! Oh, Madonna santa! Ma io sono sempre più scemo! Io vi porto sempre in posti magnifici. Arriva tesoro! Gira, 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 gira. Che pace che c'è qua! Profumo di pini! Ora stacco un pino e lo uso come herbe magique. Oggi la strada è completamente sgombra. Relax. Poi voglio vedere quando arrivo a Prato se dico ancora no stress con il traffico incasinato che hanno. Roller coaster! Woohoo! Mi si è alzata la ruota davanti. Madonna che stradina! È si velozza! È si velozza! Ok, bella curvona lunga, tornantona a sinistra e subito tornantino a destra. Madonna, la pedana destra me la voglio staccare. È limatissima. Che cacchio, appunto, porca zozzona. Stringi, stringi, troppo. Baciavo il guardrail, baciavo. Qui la strada è ancora più scivolosa, signore e signori. Allarghiamo, scalatina in terza, freno destro. Freno destro, oddio, freno dietro volevo dire. Lezione 1, come diventare dislessici. Guardate che bella che è la natura. Dai Tucson, dai 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 dai. Tucson, mi hai provocato, ma me ne magno. Un piccolo richiamino al grandissimo Alberto Sordi. Sono da solo, è come se fossi Will Smith nel film Io sono leggenda, I'm a legend. Che cos'è, che cos'è, che cos'è? Wow. Tra la lero, tra la la.
Ho trovato un edificio abbandonato. Tornando agli scorsi, sono leggenda. Ora da qui mi viene fuori l'orda di zombie. Una Jeep, una Subaru Baracca. Una Subaru Baracca. È una Subaru Baracca. Ma quanto sono imbecille. Da 1 a 10, 12.000. Mega fatiscente. Minzi, quanto è grosso. Sono un po' soddisfatto. Guardatela, è perfetta per una versione Harley into the wild. Sono ancora più rilassato perché mi sono addentrato in un edificio abbandonato. È come ridargli un po' di dignità, tra virgolette. Ma che effetto bello mi fai? Ma che effetto bello mi fai? Sei una grande noise. Ti prego, tempo, reggi, non piovermi addosso. Non ho nulla di impermeabile. Il casco è impermeabile. Dal Gargarozzo in giù mi infradicio, quindi ti prego. Oh, che cacchio è? Il castello lassù. Come ci si arriva? Come si può fare? Vorrei arrivare lassù.